Pianali. Pianali. Bellazzi! Matteo, ristruttura di quest'auto. Ma abiti fuori Roma. Che problema c'è? Hai il trolley per gli utensili. Niente più problemi in trasferto. Niente più problemi di trasporto. Bello, 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 bello. Madre santissima, guarda che cos'è! L'ergonomia è incredibile. Ti prego, lo devi provare. No, prendilo. Tieni, vai. Senti che cos'è. L'hanno plasmato sulla mano. Plasmato sulle mani, ha ragione Gabriel. Ma non è l'unico utensile che ci sta facendo perdere la testa. Hai visto che c'è qui? Non so cos'è, però fighissimo. E questi? Hai visto? Ne vogliamo parlare? Sì, sì. Kit per restauro da carrozziere. E quando li usiamo? Ci sono vari progetti, no? Il tuo progetto, per esempio. Quello dell'MR2 è appena finito, lo vedrete sul canale tra poco. Esatto.
per ricongiungerci al titolo, momento importante, e mi raccomando, attenzione adesso. Secondo voi, quanto vale tutto questo unboxing incredibile? Commenta qui sotto, devastateci la colonnina dei commenti, perché lo dovete fare? Se tu commenti, l'algoritmo di YouTube ci aiuta, ci premia e ci permette di fare molti più video. Con il vostro aiuto faremo 2, 3, 4, 5, 6 video, 7 a settimana. Chissà, però commentate qui sotto. E non finisce qui, perché guarda le cose che sono arrivate, guarda Matteo come scarta, guarda la quantità di scatoloni. Ma quanto siamo efficienti con questo taglierino. Mamma mia, il doppio di prima. Oddio mio. Ok, 2.5 l'orbita, navigatrice. Bellissima. Molto utile, navigatrice. Questa, a differenza di quell'altra, non è angolare. Bel prodotto anche questo. Seghetto a ferro pneumatico a gattuccio. Molto bello. Sotto a chi tocca, ragazzi, vado? Vai! Ah, questo pesa un bel po'! Sentiamo la seduta che è morbida. Siedi qua, vai in giro per tutta l'officina. Lo staffare qui. Tac. Stai comodo. Bellina, eh? Comunque, caro amico che stai vedendo questo video, io ti voglio far notare una sottigliezza. Torna indietro, indossa le cuffie e scoprirai che ogni beat, che ogni taglio, che ogni battuta, il sound designer engineering del Torrisi, cioè, l'ha fatta cadere a pennello. Riguarda sta unboxing e dimmi se non... se non suona così. Questo non è un unboxing, questo è un beatboxing. Quell'angolo della mia, del mio showroom, che era un po' morto, diventa la parte quasi più bella di tutto lo showroom. Io a me mi sono venuti i brividi. No, ti sei proprio messo a piangere. Un po' a lacrimuccia. Sì, dai, c'è stato. Non pensavo fossi così sensibile. Sono sensibile su queste cose. Matteo, comunque a noi devono arrivare ancora i carrellini per andare sotto la macchina e la saldatrice, no? O sbaglio? All'interno del casco della Beta per saldare c'è poi tutta quanta una regolazione elettronica per schermare la luce. Io non lo sapevo, pensavo fosse solo un casco. Che poi il cutter lo userei come portachiavi. Guarda quanto è bello. È bellissimo, infatti questo te lo frego subito. Taglia, cioè, da paura. Non ce l'ho. No, no, ce l'hai, ce n'è uno ce anche l'ho. Per te. Te prego pure questo. Quello, il gusto di fregartelo. La scatola originale, scusami, Questo è il tuo cutter. Ce l'ho? Eccolo. Ce l'ho. Nuovo, guarda, ah, ancora... nuovo di pacca, perfetto. Questa è l'unica cosa che facciamo da noi, aprire pacchi. Questo lo devi dire te, perché è la parte più importante, Luca. Cioè, la gente ti ascolta, devi parlare. Però, vuoi gli occhiali? Sì, non me li occhiali. Tu, sì, tu, che hai il cellulare in mano, devi fare così con il dito, qui, e cliccare su iscriverti. E cliccare su iscriviti. Hai detto. Iscriverti, hai detto. Tu. Sì, tu che stai col cellulare in mano e stai guardando il nostro video. Adesso appare un bollino qui, ci devi cliccare sopra e cliccare su iscriviti. Altrimenti ti veniamo a prendere a casa. Hai capito? Mi sa che ha capito. Questa non era male.